qui, li mando in onda. Ciao ragazzi. Ciao, ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao. Siamo alcuni stanchi, i due che lavorano, alcuni in buona forma, i due che si grattano. Siamo divisi perché giustamente quelli che si grattano stanno al piano di sopra. Esatto. Tanto io con voi non parlo, favorite i documenti prima. Oh no, è vero, cazzo. Aspetti, le va bene il passaporto o ha bisogno della quello americano? Vabbè. Voglio l'ID, Liban. Ah, Liban, esatto, così ci carichi direttamente Liban. Le querele. Il codice fiscale, che in Italia bisogna darlo tutto anche per andare al cesso. Io voglio fare un derivato della querela, cioè che io, no, facciamo un derivato della querela, che io praticamente più ti insulto, più, non so, metto 10 euro al giorno, così copro un pochettino il rischio. Ma facciamo un social liberi oltre fatto così. Il social di Liberi Oltre, tutti quelli che funziona. Devono favorire Liban, uh-huh. E noi preleviamo in proporzione a quanto ci fanno incazzare i commenti. Ok. Quindi non commentate Boldrin, che è uno che si incazza facile e poi vi prende il conto in rosso, cazzo. Ma guarda che bugiardo che sei, io non mi incazzo per niente. Quello che si incazza qua regolarmente sei tu, questa fama che io mi incazzo, no? Io... Spiego al popolo che se lo mette, per esempio, il Lodo, come cavolo si chiama il grande artista che ha ispirato il compagno Maratin? Muccino, no? È stato Muccino. Ecco, il grande artista, il Lodo Muccino Maratin, a me non ha fatto incazzare, è la prova che hanno buttato il cervello nella spazzatura. Sì, adesso no, è diventata linea ufficiale di Italia Viva, sono tutti lì che twittano, perché loro ripuliranno la rete, diventerà un luogo per bene. Cioè, ma questa cosa fa ridere già di per sé, non fa già ridere di per sé, ragazzi. No, non riesco così, neanche a raccontarla. No, ma raga, ma poi che... è venuta in mente una tale idiozia? Un utente Twitter che sta sotto il nome di Evariste qualcosa, che è bravo sulla parte web, ha fatto notare a Italia Viva che non trattano correttamente la GDPR. la... È vero, è vero, è vero. Annunciano la disclosure di questo e di quello, dei cookie e dei... Non c'hanno i vari livelli di autorizzazione che bisogna avere, no? Che ce l'abbiamo tutti, no? Anche noi, perché ormai è la portabilità dei dati. Tra l'altro, su questa cosa qua di internet, dico solo una cosa, poi mi taccio perché non sono cazzo, però... No, ma si fa per ridere, tanto per scaldare... No, ma è ovvio, no, però... È una roba talmente ridicola che farci... Quando Zuckerberg fu... intervistato per il famoso problema di Cambridge Analytica negli Stati Uniti, cioè intervistato, era un hearings al Senato, è stato grillato, il primo. La cosa che disse Zuckerberg è che in Europa siamo molto più avanzati sulla protezione degli utenti, dei dati, eccetera, eccetera. E che una roba come Cambridge Analytica è un po' più difficile che succeda, no? E per cui il tema poi... Mi pare di capire che sugli insulti, sulle querele, eccetera, eccetera, anche di chi protesta, è un tema legato più che altro al fatto che c'è un'extraterritorialità a volte di alcuni account e quindi è impossibile per le forze pubbliche cioè procedere, nel senso che se uno ti insulta dalla Russia non è che... capito? Quindi... Però il tema vero è che questo caro Alba qua che Maratina ha liquidato con questa proposta di legge è stratattato, una delle cose più sensibili di internet. Ci sono tonnellate di pagine, tagliarla via con l'accetta così. No, ma sono matti, cioè, ma devo dire, un bambino ci arriva, capisci? Non sanno cos'è un VPN. No, certo. È una roba. Ma no, ma uno gli ha fatto, Luigi, mi sembra, no, qualcuno gli ha fatto... Ma no, è pieno di gente che giustamente gli spiega, Vitalba, Alessio, San Marco, tantissimi. Ma questi insistono, c'è la Moretti. Ma proprio adesso... Il Parlamento italiano lavori una legge che obblighi chiunque apra un account social a farlo solo con un documento di identità. Già l'Italia era quel paese folle dove per vendere, per aprire un conto di telefonino, mi ricordo i primi anni che venivo qua diventavo pazzo, dove avevano bisogno della carta d'identità, il codice postale. È ancora così. Sì, lo so, è che non me ne rendo più conto, tanto uso. Non è cambiato niente, anzi è peggiorato. Ma non riescono a capire che è lo stato di polizia, che nello stato di polizia fai solo perdere tempo alle persone per bene. Ma poi scusate un secondo, la dinamica che noi stiamo assistendo l'ha detto benissimo Gianluca con un tweet che questa qui era ad accetta, però era ben centrato. Gli ha detto, la dinamica è che praticamente noi dobbiamo distruggere da una parte
le grandi imprese del web, perché sfruttano i dati, sanno tutto di noi, dobbiamo levare il potere di manipolare i dati, e dall'altra parte gli diamo la carta d'identità. Cioè, ma non è una roba ridicola questa. Ascolta, ma scusatemi, voi che sapete, Boccia sta con Marattina e Renzi, è un vivo... No, Boccia è PD più estremo. Allora, più no, perché sennò sarebbe stupendo il combinato disposto di Marattini e dei suoi, di Boccia con le multinazionali. Perché Boccia ieri ha detto che lui basta con lo schiavismo delle grandi multinazionali, delle spedizioni, che adesso anche la Poste si mette, perché bisogna che i pacchi girino con i francobolli. Ma no, la cosa... il francobollo di Stato. La cosa figa, Michele, è che se tu guardi da quando Luigi ha twittato quella roba lì, è partito, no, l'esercito di fianco. Sì, sì, sì. Hanno aggiornato la loro bestia, nel senso che come faceva Salvini con tutti i suoi, adesso abbiamo le truppe della guerra delle due rose, cioè le truppe degli altri che si sono attrezzati, hanno capito il meccanismo, è un po' tipo i bambinetti, glielo copio anch'io, allora tac, sono partiti 100 a dire la stessa cosa, no? Cioè il messaggio dal manovratore è passato ai manovrati e adesso questi tutti dicono la stessa cosa. Sì, ma sapete cosa? Che proposte come queste, cioè dai, l'impatto di proposte come queste. Propongo al board qua di Liberi Oltre, adesso facciamo anche noi così, uno dice una roba, viva l'Inter, e tutti, anche Manfredi, che è del Milan. Manfredi, lo dici tu? Sì, sì, assolutamente. No, potrei anche dirlo, ma probabilmente toccandomi, però lo dico. Vale, via! No, dicevo, sapete cosa? Che l'impatto di queste proposte, poi alla fine non è che lo capisci, anzi, sono proposte abbastanza fair, cioè piacciono alla fine, perché le conseguenze non le contempla nessuno. Nessuno ci pensa. Ma guarda, anzitutto dalla reazione in rete non so se piacciono. Piacciono, e su questo ha ragione Gianluca, hanno adottato... E ne stavamo menzionando un attimo, Thomas, e io prima che voi arrivaste, aspettando. Piacciono alla fetta più retrograda, cieca, poliziesca, umorale, ignorante del paese, che odia il net, odia le multinazionali a priori perché non le capisce, non sa come usarlo, e pensa, perché è stata educata così in questo paese fascista, dentro nella cultura, pensa che tutto si risolve con leggi che vietano, con imposizioni, con controlli, con... documenti, con polizia, con timbri, con burocrati, e non riesce neanche a capire che le leggi super costose ci sono leggi dannose. Ma poi, Michele, fammi fare un esempio pratico, perché questa qui è una cosa che un pochettino so, sugli Stati Uniti. Ti insulta uno dagli Stati Uniti, ti dice, cioè, Boldrin mi insulta da un account statunitense dicendomi deficiente e rincoglionito. Io faccio la denuncia, parte una rogatoria sugli Stati Uniti, dove Boldrin è protetto da Freedom of Speech, First Amendment. Per cui gli Stati Uniti prendono la mia rogatoria e ci si puliscono il culo letteralmente. Cioè, io do tranquillamente su Twitter del farabutto, del ladro, a Trump tutti i giorni assieme a milioni di americani. Perché esatto. Un po' strana questa nostra... E non mi è mai, giustamente, grazie a Dio, successo nulla. Siamo sempre un pochettino, come la libertà di parola in Italia è un pochettino trattata in modo, no? In America la Corte Costituzionale, cioè la Supreme Court, dice a Trump: guarda che tu non puoi bloccare nessuno su Twitter. Perché tu sei il conto ufficiale, sei il POTUS e non blocchi un cazzo di nessuno. Cioè, impone a Trump, però arriva Marattin, hai capito? Ma secondo me, ma come sono proprio i salotti dell'ignoranza romana radicale? Sì, secondo me quelli che vanno a Roma sbarellano un pochettino. Mondo ridicolo. E guardate, la riflessione politica, questi vorrebbero essere l'alternativa progressista, di progresso, ma è quella la riflessione da fare. E come ha detto Gianluca, stanno copiando in versione radical fighetta Salvini. Purtroppo è così. E la domanda è, scusatemi, la domanda a te che la ripropongo, Thomas, quella che ci facciamo io, Thomas. Sì, sì. Ma perché nella politica italiana sembra così? Ho capito che c'è Duverger Theorem, il median voter, eccetera, però quello vale in sistemi con due partiti. Sì, sì, infatti. E tra l'altro gli Stati Uniti dimostrano che non è neanche vero, nel senso che alla fine vince Trump, che non è uno che è andato per il median voter. Ma se lasciamo stare le tecnicalità della... i sistemi elettorali, eccetera. Proprio a livello culturale, perché in Italia tutti vanno
per la moda della distribuzione. Vanno per la moda, esatto. Secondo me vanno per quella frazione della popolazione che è minoritaria rispetto al totale del paese, però è la più frequente relativamente, la moda. Chi non lo sa cos'è la moda, adesso vi mostro la moda. Faccio la domanda ai miei tre colleghi. Io non lo capisco. Ma groupthink, secondo me, molto semplice. Sì, ma ci sono pascoli inesplorati di disgraziati. È un po' strana questa cosa, effettivamente. Con clienti. Cosa? Sono clienti, no? No, ma allora, prima diceva Michele questa cosa, chi ha studiato un po' i mercati, concorrenza oligopolistica, monopolistica, sa che normalmente c'è questo modo di spiegare, immagina una strada, il lungomare di Rimini, no? Il lungomare di Rimini, hai clienti che vengono da destra e da sinistra, continuano a camminare, si fanno la vasca avanti e indietro. Se hai solo due concorrenti oligopolistici, la teoria ti predice che si mettono in mezzo, uno di fianco all'altro, e beh, prendono praticamente, cioè, perché è il modo migliore di allocarsi in una concorrenza oligopolistica. Sembra un pochettino così, da questo punto, ma peggio, anche perché non sono, come diceva Michele, non è un sistema bipartitico, quindi tu hai tutta una massa di partiti, tutti lì concentrati, cioè sono tutti lì concentrati a farsi la concorrenza su questa moda, che è, esatto, questa visione un pochettino naif della vita. Abbiamo raccontato prima. Infatti, Thomas, scusa. Sono tutti alla caccia dell'italiano tra oltre i 45 e 50, di relativamente bassa istruzione, bla bla bla, che non ha viaggiato il mondo, che odia l'internet. Per chi non sa cos'è la moda, guardate qua, perché dopo ci dicono: ma parlate tedesco. Immaginatevi che qua sugli assi della ci sia i tipi di italiani. Ecco, per esempio, Thomas, Gianluca, Costantino e io siamo qua. Con frequenza vicino a zero, no? E qua ci sono degli altri. Ecco, questo qui è la moda, che è quello più frequente, non è l'unico però. Infatti, se sommate gli altri, queste sono le frequenti, gli altri tipi sono di più. Quindi il nostro, il puzzle, insomma, la sorpresa è perché nessuno cerca di rappresentare questi o questi o questi. Non dico che devono rappresentare noi quattro, ma anche gli altri, e tutti invece cercano di copiarsi rincorrendo gli stessi soggetti. Esatto, sì, questa qui è un pochettino il discorso. Proprio così. Ma sì. Perché, Michele, vengono dallo stesso brodo culturale cattocomunista, no? Secondo me è quello. Diciamo Salvini cattocomunista, adesso non vorrei. Sì, secondo me lui è proprio cattocomunista. Ma tu c'hai sti schemi del cattocomunismo che un giorno dobbiamo discutere con franchezza. No, perché non c'entra niente il cattocomunismo. Sta roba qua, se permetti, è fascismo puro e duro. Cioè l'idea che tutto si risolve a botte di divieti, di burocrazia, di carte stampate, c'entra niente col comunismo, né catto né scatto. È una roba molto più vecchia in Italia. Sì, sì, va bene. Precede la costruzione, non credo solo del Partito Comunista, ma anche del Partito Socialista Italiano. Si può darsi, non so, a me sembra una di quelle robe lì. Per cui... No, vabbè, se ci vuoi mettere dentro la religione assomiglia un po' al clerico fascismo, magari. Va bene, sì. Sì, c'è una però in Salvini fascismo, obiettivamente, sì, in Salvini, ma in questi qua no, cioè in questi qua. No, non è esatto, non si. Nella Moretti che fa tanto la signora di mondo, fa l'eurodeputata e in Maratin che alla fine tre volte tre giri per il mondo l'ha fatto, voglio dire, cioè, qualcosa ha studiato. Come possono venire queste robe? Non lo so, poi avranno tutti quattro account finti con cui guardano gli altri. Cazzo parlano? No, quello era Bagnai, ti ricordo. Ma no, ma anche io non ce l'ho perché per me, primo mi scordo le password e per cui non li potrei mai usare. Ma infatti, diciamo questa cosa fra di noi, allora dovete sapere che senza noi tre Gianluca non potrebbe fare questa trasmissione perché lui con link, password... Tutto ciò che va il casino su, non gli devi mandare 7.000 volte il link, cazzo. Che pugnalata. Che pugnalata. Ma no, è che è un po' distratto, è sempre lì. Ma mi rompo i coglioni, ma io figurati, cioè fosse per me URL. Ma no, ma io mi rompo i coglioni, fosse per me, io se dagli il documento mi risolvesse la questione delle password, io glielo darei. Anche se non fosse obbligatorio. dallo a me, te lo risolvo io, dammi la password del tuo conto corrente, quello buono. Grazie, c'è una password per ogni cosa.
Poi scadono, non devi rinnovare, cioè due rotture di coglioni, ma pazzesche. Però. Non mi sei inventato una regola, mi sono inventato delle regole complicate. Vabbè, adesso chiedo a Maratini, va, aspetta. Comunque, vabbè, battute a parte, ragazzi, è un ulteriore segno della follia. In un paese in cui non succede niente, questo governo ha fatto la variante peggiorativa del DPF precedente, adesso questi qua hanno fatto il partito nuovo, innovativo, fanno i fighi, la rete, e pensano che loro eliminano delle bugie dalla rete. Dovremmo fare la stessa cosa con i giornali. Chissà perché non gli è venuto sta idea. Perché non gli viene sta idea? Cioè, secondo loro si raccontano più bugie i giornali, nelle televisioni, nei talk show dove vanno o in rete. Sì, quel tema non viene mai toccato, è vero. No? Quel tema non viene mai toccato, alle televisioni, appunto. Strana, veramente strana questa cosa. No, cioè, com'è che non gli è venuta questa idea 15 anni fa, dicendo, mamma mia, quante balle si raccontano in TV, i reality show, tutte queste stronzate, no? Prendiamo un provvedimento, non lo so che cavolo di provvedimento si potrebbe prendere, una specie di, vabbè, mettiamo la libertà di parola a tutti, trasmettiamo solo quello che dice il capo. No, se posso aggiungere un elemento, se posso aggiungere un elemento. Che poi scusami, Costa, scusa. Aspetta, poverino, appena come, no, sta sempre zitto, dai. Mi scappa da ridere, per, la devo, che poi gli si ritorce contro, perché se vogliono combattere le fake news, dopo che hanno dato i documenti gli tocca star zitti sui social, perché con tutte le cazzate che sparano. Cattivissimo. No, dicevo... Adesso, non per prendere di mira il buon Luigi Maratin, però esisteva Luigi Maratin fino a qualche mese fa, che faceva una buona battaglia parlamentare contro le fake news, contro le cazzate che dicevano quelli del governo giallo-verde e così via. Adesso è cambiato, quel Maratin non c'è più. Parte la fase propositiva e vengono fuori ste robe qui. Il pulotto. Che ho detto pulotto, speravo in una reazione di tono. No, è la cosa vera, no, è la vera domanda da farsi. Perché lo chiamavo Purino, però, ti dico la verità. Che un po' simile, però ti dà un pochettino... C'è una tua roba, cazzo. Se continua così finiremo come Elon Musk a farci le canne in video. Cara. Dai, no, state seri. Stasera, vabbè, è stata colpa mia, sono stato io che ho tirato fuori sta roba. Però sì, mi sorprende. Ha ragione, la domanda vera è quella di ma cosa succede? Perché? Cioè davvero la bramosia di potere, di apparire, di vincere, ti spinge a umiliarti a sti livelli. Cioè io il giorno, perché succederà che un giorno incontro Luigi Maratini. La Moretti non è che mi frega questi qua. Come incontrerò una Nicini e gli dirò, ma scusa, ma cosa? Quale dignità, quale rispetto di te hai andare in giro a dire stronzate del genere per beccare i voti di 4 del mondo? Facendoti prendere in giro da tutti gli esseri normali. Cos'è? Vediamo, magari adesso con tutte queste prese in giro che si è beccato sulla rete, magari ci ripensa. Ah, ma però, visto che adesso il partito è diventata la linea del partito, quindi si è anche legato le mani da solo, cioè, onestamente, diventerà un progetto di legge. Discuteremo nelle prossime chiacchierate. Cioè, rendiamoci conto, ragazzi. Ma non è tutto assurdo questo? È assurdo. Intanto, scusami, io ho fatto un video con Mario domenica perché mancava la manovra, intanto faccio notare che continua a mancare. Continua a mancare, non esiste questa manovra, mentre è una manovra fantasma. Mentre si discute di queste amenità, adesso esatto. Noi stiamo registrando il martedì sera, quindi magari mercoledì mattina è uscita, però per adesso alle 7 di sera, qualche cacchio di ora è, non c'è. La manovra, no? No, infatti io volevo per approcciare il problema della manovra, se voi eravate prego, d'accordo, prego. Volevo parlarvi di una cosa che è una broad measure che c'è dentro nella manovra, che è questo famoso bonus familiare o politica, Family Act, com'è che lo vogliamo chiamare, una cosa così. Sì, vabbè, praticamente io mi sono un pochettino... Sì, esatto. È questo nuovo approccio che secondo i governanti dovrebbe miracolosamente aumentare la fertilità in Italia, no? Praticamente quello che stanno proponendo è di mettere assieme diversi fondi che sono già disponibili e che praticamente finanziano il bonus asilo nido, il bonus di quando ti nasce un figlio che è una tantum 800 euro, credo, una cosa del genere. C'è il bonus
bebè per 12 mesi, che sarà potenziato, esteso a tutto. Insomma, viene fuori un fondo di attorno 2 miliardi che dovrà finanziare tutte queste nuove misure. E praticamente la cosa curiosa, ma io la trovo molto curiosa, cioè uno può essere contro o può essere a favore di questo tipo di impostazione, però non può raccontare le fiabe, ovvero che questi tipi di trasferimenti vadano ad avere un impatto significativo sulla fertilità. Questa cosa è totalmente inventata, a me fa arrabbiare, onestamente, perché significa che non abbiamo in mente nemmeno come funziona il meccanismo causale che causa la fertilità. Allora, cercavo di vi spiego brevemente questa cosa. Vi faccio vedere innanzitutto i dati. Innanzitutto vi faccio vedere i dati della fertilità in Italia. Aspettate un attimo, eccolo qua. Eccolo qua. Sono i dati degli United Nations. Eccolo qua, lo vedete? Praticamente la linea gialla, credo che sia l'Italia, se non mi ricordo. Aspetta che levo qua, che non riesco a vedere la leggenda. Sì, la linea gialla è l'Italia, eccola qua. Linea gialla è l'Italia. Quindi praticamente siamo partiti dagli anni 60 in cui total fertility rate, che praticamente è, diciamo, come calcolato, è il numero di bambini che nascerebbero se le donne attuali avessero il tasso di fertilità per gruppo di età che si è registrato in oggi fino alla fine del periodo della fecondità, che solitamente il time span è attorno ai 15 ai 50 anni. Quindi prendi praticamente fertility rate by single year of age a oggi, vedi quanti numeri di figli si fanno, praticamente la prospettiva è questo qui, si chiama total fertility rate. Partiamo dagli anni 60, in cui era attorno ai 2,65, è caduto praticamente negli anni 70 fino agli anni 90, fino ad arrivare a 1,2 ai minimi, è leggermente risalito a 1,4 nel 2010, è ritornato a scendere, adesso attorno all'1,3. Come vedete, è molto simile la dinamica fra Spagna, Italia e Grecia, molto simile, molto simile. Guardiamo la Francia ha un livello, ha una dinamica simile nei primi anni, poi praticamente dagli anni 70 in avanti rimane su livelli più o meno costanti, che sono attorno al 2,1, che è il tasso che permette alla popolazione, diciamo, di rimanere stabile, other things being equal, senza immigrazione, con tasso di mortalità costante, a 2,1 praticamente la popolazione rimane stabile, senza tenere conto degli effetti transitori o di population boost che si hanno quando si muove da tassi di fertilità più bassi a più alti o al contrario, per farla molto breve. Quindi, allora, quello che solitamente si dice è che la Francia, che ha praticamente adesso attorno al 2,1, balla attorno tra il 2,1 e l'1,9, ha questa differenza rispetto agli altri paesi mediterranei e europei, semplicemente per il fatto che ha delle politiche familiari e degli sconti fiscali molto importanti sul numero di figli. Poi praticamente quello che ha la Francia di specifico è questo quoziente familiare che abbatte il reddito imponibile secondo il numero di figli. Quindi praticamente mettiamo... tassano il reddito familiare, quindi mettiamo che una famiglia abbia 100.000 euro di reddito e abbia praticamente due, marito, moglie e tre figli, va diviso per 5, quindi 100.000 diviso 5 fa 20.000 e su quello si applicano le aliquote marginali a seconda degli scaglioni. Quindi secondo loro la differenza dipenderebbe dalla Francia. Siccome io sono molto secchione, conosco anche, diciamo, sono molto secchione, no? Mi sono fatto praticamente... Sono andato a scaricarmi questo grafico, questo scatter plot che mostra praticamente il GDP per capita e il total fertility rate. Come vediamo, praticamente c'è una slope negativa. Quindi, in media fra paesi, più il GDP per capita è più alto, più il tasso di fertilità è basso. Però esiste anche grande varianza. Cioè, io vorrei far notare questa cosa, per esempio. Tiriamo una linea verticale, ovvero paesi che hanno un livello di GDP per capita simile. Prendiamo questo qui di Taiwan, no? Per esempio. Abbiamo Taiwan che ha un total fertility rate pari a 1,12. Germania 1,44, Francia 2,07, Oman 2,84. Solitamente a me interessa di più questo tipo di varianza rispetto a quella, alla relazione che abbiamo visto praticamente. Perché?
che ti dimostra che la relazione causale non è così scontata, però ci sono tante cose che tutte assieme hanno un effetto su questo tipo di relazione. Sono andato a vedermi un pochettino la letteratura, questo qua è uno dei paper che mi sono scaricato, per vedere se c'è una connessione, una correlazione, che poi è difficilissimo anche da dire una causazione in questo caso, perché è difficilissimo fare anche esperimenti, o semi-esperimenti, o quasi-esperimenti, è molto difficile in questo caso. Allora, quello che si sa dalla letteratura economica è che i benefit familiari, i trasferimenti alle famiglie o ai bambini, hanno praticamente un effetto sulla fertilità quasi nullo, quasi nullo, quasi nullo. Cioè, non è significativamente diverso da zero, lo possiamo dire. Se è diverso da zero, è piccolissimo come effetto, veramente piccolissimo. Tra l'altro ho trovato quest'altro paper interessante di una mia collega che ha fatto un po' di anni fa, che fa vedere una cosa interessante. Allora, questi qua sono i fertility rate per livello di educazione, per livello di istruzione. Ne avevo parlato una volta con Michele fra di noi, fra la nostra chat. Voglio far vedere questa cosa. Prendiamo un paese del nord, la Finlandia per esempio, o la Svezia, e lo confrontiamo con l'Italia che è qui invece in mezzo. Quello che si vede è che praticamente è vero che in Svezia le donne più istruite hanno un tasso di fertilità leggermente più basso, però vedete che la varianza è molto più bassa, cioè ovvero rimane più o meno vicino al 2, passando da bassi livelli di istruzione, che vuol dire meno della scuola superiore, medio è livello della scuola superiore, e high è praticamente sono le laureate. Per la Finlandia stessa cosa. L'Italia, che cosa ha l'Italia? Cioè praticamente c'è un drop che è molto elevato, soprattutto nel 2000, guardiamo qua, cioè praticamente le donne laureate hanno un total fertility rate vicino all'1. L'1%, la metà di quello svedese e di quello finlandese. Quindi, secondo me, siccome tutte queste politiche messe in campo dal governo sono mintesti, ovvero avranno più effetto soprattutto per le classi, diciamo, di reddito più basse, sono totalmente out of focus già dall'inizio, ovvero che non possono in nessun modo cambiare questo tipo di dinamica. E in secondo luogo, ho trovato anche questo paper di un altro collega che è specifico sulla Francia, dove mostra che praticamente tutte le riforme messe in campo dagli anni 80 in avanti per diciamo, aiutare le famiglie numerose, in realtà hanno avuto un effetto bassissimo sulla fertilità e anzi non è da escludere che qui ci sia un effetto causale inverso, ovvero che siccome le famiglie francesi sono più numerose, c'è stato più domanda di redistribuzione verso le famiglie. È simple as that. Quindi questo qui è quello che volevo mostrare. Spero di averla fatta abbastanza semplice e chiara. Non so cosa ne pensate voi, ma mi sembrava abbastanza semplice. Sì, penso, Thomas, penso che come al solito si sbaglia modello e si sbaglia soluzione. Cioè, noi andiamo avanti per bonus. I bonus non servono a niente. I bonus non incentivano un cazzo. È sempre il solito. Il bonus bebè, il bonus famiglia, il bonus nati, il bonus scuola, il bonus libri. Andiamo avanti per bonus ogni volta. È possibile che non si riesce a fare un discorso più complessivo, ma anche, voglio dire, neanche parlarne. Ci troviamo tutti gli anni in legge di bilancio che si fanno, i bonus si raccattano 4 soldi per fare i bonus di 150 euro, di 120 euro, di 500 euro quando va bene, che non risolve il problema. È sempre quello il punto. No, in più allora la cosa grave, sono, secondo me... Purtroppo solo un attimo, perché la cosa che ha fatto Thomas è perfetta, c'è tutto. No, infatti tra di noi ne abbiamo discusso diverse volte. Il bonus è banale, sono diventati la scusa per fare politiche, per fare mance. Ormai i governi italiani sono tutti dei sindaci di Napoli del secondo dopoguerra. Sono tutti dei lauro, distribuiscono pacchi dono, avanze al popolino, sperando che li voti. Questo è l'atteggiamento, ormai è una repubblica signorile. Qualcuno mi ha detto che qualcuno da qualche parte ha scritto un libro menzionando la natura signorile, però adesso me lo sono scordato. Ci sono un bel po' di paper su questa storia qua, della natura feudale.
No, quindi... anche perché poi perdiamo di vista una cosa, che allora noi ci martellano con questo tipo di informazione che l'Italia non spende per le famiglie. Guardate che negli ultimi anni stiamo raggiungendo i livelli, non dico della Francia, ma ci stiamo, cioè, spendiamo più della Germania, in questo sott'ambito lì. No, per dire. Sì. Perché poi sì, ti bombardano e tu perdi di vista che in realtà ti stai muovendo verso uno stato di cose che è completamente, che non è più neanche vero. Cioè, no, a un certo punto ci diranno non spendiamo più a pensioni, e ce la berremo anche, no? Non ce la berremo anche. Cioè, ce la berremo. A me fa impazzire che quando si affrontano questi temi, il modello è la Francia, come dicevi giustamente tu, no? Che ha tutto un sistema complicato, però organico di misure. Facciamo come la Francia. Bene, dobbiamo fare come la Francia, arriviamo a dicembre e si mettono 150 euro a bambino nato. Sì, sì, infatti. Risolto il problema. Risolto. Niente, non risolto. Grande risparmio, avevano proposto 2,40. No, tra l'altro molti dei bonus familiari li hanno tagliati, Macron li ha tagliati, anzi forse anche prima di Macron, perché si sono resi conto che erano spese, veramente spese inutili, nel senso che, ok, c'era alta domanda di redistribuzione perché le famiglie sono più numerose, però diventa cioè, è spesa pubblica, ragazzi, è spesa pubblica. Davvero pensi che devi tassare per fare redistribuzione e farlo esplicita? Esattamente, senza, ecco, questa cosa qui del fertility rate mi sembra una cagata pazzesca. Volevo dire una cosa sola, del perché rilevi questo indice, no? Per esempio, se si prendono le assunzioni che erano sotto alla legge Fornero, che è stata, diciamo, di recente la legge Fornero stuprata da questi interventi, che poi il nuovo governo Conte, Gonde bis, ha deciso di tenere. La legge Fornero, che cercava di, diciamo così, fermare la curva di crescita delle pensioni sul PIL, si basava sul fatto, tra le altre cose, a parte di un incremento della produttività, eccetera, eccetera, quindi il tasso di crescita del PIL, si basava sul fatto che il fertility rate crescesse, se non mi ricordo male, dall'1,33 che è attuale all'1,62 e su un'entrata di immigrazione di circa 150.000 immigrati l'anno. Mm-hmm. Sì, è vero. Non ricordo male. Sì, sì, è una roba del genere. Sì, una roba del genere. Allora, la legge Fornero, capite che già che è stata, se è stata accusata, cioè, aveva dentro delle ipotesi francamente, a mio modo di vedere, abbastanza ottimistiche, nel senso che fertility rate che sale dall'1,3 all'1,6... Generosissima, per quello che ho cercato di spiegare, ma non è... Dall'1,3 all'1,6, produttività che doveva salire all'1,2, che è una roba che ce la sogniamo neanche morti. E poi 150.000 immigrati in entrata, se non ricordo male, però poi si trovano... Le avevo anche messe nel mio wall. Però, voglio dire, aveva delle ipotesi molto generose e quel fertility rate rileva, per esempio, per l'equilibrio del sistema pensionistico, no? Insieme a altre cose, ovviamente. Certo, certo. Per cui non è che Thomas ha fatto vedere sta roba così, perché si è svegliato male. No, sono indicatori importanti, cioè nel senso che hanno degli impatti macroeconomici importanti. Nel senso, la variabile demografica, bene o male che la guardi, delle implicazioni le ha, no? Cioè. No, ma come abbiamo detto anche spesso, scusate un secondo, cioè con un tasso di natalità di fertilità così basso, come fai a lamentarti se la domanda di immigrati è così alta? Chi lavorerebbe in questo paese? Cioè, no? Mi sembra una roba abbastanza scontata, no? Non è scontata. Scontata. Poi si lamentano, ci sono troppi ucraini, ci sono, vabbè, le badanti chi le fa, ragazzi? No, chi le fa? D'altronde, non a caso, Vitalba nel Consiglio dei Ministri che avevamo fatto a Liberi Oltre aveva proposto tutte delle forme di regolarizzazione perché onestamente sta roba serve. Fertility rate, immigrazione, cioè serve per andare a mandare avanti la baracca, non è una questione ideologica, è una questione aritmetica. No, assolutamente, ma poi guarda, io ti dico di più, proprio personalmente credo che... Questo obiettivo di aumentare il tasso di fertilità sia già di per sé, come la vedo io dal punto di vista mio personale, non lo so, mi crea già disturbo, nel senso perché, come capisci allora, la decisione di avere un figlio può essere anche vista come una decisione economica, certamente anche una decisione economica, però ha tutta una serie di aspetti che rientrano nella sfera dell'individuo, che è difficile, cioè è anche difficile,
sembra una roba, cosa c'è, capito? Cioè, anche da quel punto di vista lì non mi va troppo bene. No, no, lo so, è che lo devi... Capito che voglio dire? No, 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 è che lo devi... Sì, lo so, hai ragione. Cioè, qua stiamo parlando della sfera, diciamo così, personale, morale, quasi etico, no? Però, cioè, alla fine poi ha un'implicazione economica che è quella che stavamo guardando. No, perché però se, non, se noi vediamo, per esempio, fra i rapporti causali che viene fuori nella letteratura è che, le, diciamo, le società più religiose tendono ad avere un tasso di fertilità più alto. Sì, infatti, nel grafico che ho mostrato prima, se tu prendi tutti i paesi islamici, hanno dei tassi di natalità a parità di reddito che sono più alti dei paesi, chiamiamoli laici. E allora che cosa fai? Cosa fai? Convertiamo tutti al musulmano, hai capito? Facendo diventare tutti i musulmani. No, perché mi sembra, hai capito che ti voglio dire? Bisognava sempre... diciamo che poi io infatti stavo pensando a lungo a quel grafico che hai mostrato e ci devo ancora pensare, perché dentro quelle dinamiche lì che hai fatto vedere tu, ci sono tantissime forze che possono, diciamo, indirizzare quei tassi di fertilità che sono... No, no, c'è molto la componente immigrata in sé. Ma anche... Uno dei fattori, io non so, forse Thomas ce l'avrà anche quello. Non mi ricordo chi era che me lo diceva. Un collega francese anni fa, che quando differenzi... Il fatto di avere, nonostante le tensioni sociali, eccetera, le bambine, però avere un'immigrazione, una immigrazione del Nord Africa vecchia, nel senso che si sente che ormai sta lì, al di là che sia integrata, mobilità sociale o meno, però sta lì, e che questa ha un tasso, avendo mantenuto forme di musulmanesimo, eccetera, ha un tasso di fertilità che tira su. Assolutamente, assolutamente vero. No? Cioè, metà, questo mi diceva, guarda che tre quarti del miracolo francese demografico, cioè, da noi è crollato come da voi, però da noi si è appiattito a un certo punto negli anni 70, mentre da voi è continuato a scendere. Sì, sono questi qua della prima generazione di immigrati, che poi sono quelli, esatto, che hanno costruito tutte le baglie di Parigi, se hanno fatto su un paese, diciamo la verità, sono venuti qua a lavorare. È semplicissimo, noi negli anni 60 ci sono arrivati. Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Cioè, magari io non lo sono mai avuto. No, è assolutamente vero, Risaputo. Che gli elementi culturali, gli elementi religiosi, io mi sono occupato di demografia un pochino quando ho scritto dei paper con Anna Montes e Larry Jones 25 anni fa, però insomma i finding della letteratura di fondo quelli sono. Sì, assolutamente. Non è che nessuno col cervello a posto che studia demografia viene a dire 150 euro per bambino, all'improvviso le donne invece di farne uno e mezzo, in media, la fanno tre. Ma no, è... Ma capite, è la stessa cosa, cioè questo è leggermente un tema forse che uno potrebbe considerare più da specialista, ma non è vero, cioè, anche la questione di come funziona la rete. Siamo di nuovo al tema di prima. Ma guarda, onestamente, no. Michele... Una classe dirigente che dice cazzate, spende soldi, fa provvedimenti, senza avere la più vaga alba del problema, di come si affrontano. Pura propaganda. Ma in un paese tipo il nostro, scusami, adesso io da ignorante, perché di demografia non so una mazza, ma mi viene da pensare che farebbe molto di più il tempo pieno sulla fertilità. Esatto, infatti. Cioè... Per dire, no? Cioè, perché è ovvio che le donne laureate e che quindi vogliono fare una carriera di lavoro da qualche parte, avere un figlio ci devono pensare due volte, perché poi non ci sono facilities in Italia per gestirla la cosa. Il figlio ti esce alle 12:40 da scuola e tu cosa fai? Cioè, me lo dire, esatto, infatti. Hai capito? Cioè, è quello il tema, no? Questi invece che 150 euro farebbero bene a prendere tutti questi 150 euro e darli a dei professori che stiano e ci fermino il pomeriggio e gli facciano fare i compiti a scuola o li tengano impegnati. No? Ma poi devi toccare la scuola, capito? Ah, per carità. Cioè la gente in piazza. No, ma infatti, secondo me ha ragione molto Michele quando dice che sì, è uguale al ragionamento di prima, però è anche peggio, perché poi se tu apri, per esempio, prendiamo il Sole 24 Ore o il Corriere, ti presentano questi tipi di misure in un modo così. Doppio binario delle misure per sostenere la famiglia e combattere la denatalità, punto. Vero, cioè, questo è l'attacco del pezzo. Sì, tu capisci che così, allora, un lettore che non ha spirito critico
cioè si becca questa cosa come uno statement di verità quando è una totale falsità. È una bravissimo, totale falsità, bravissimo, non è la totale bravissimo. Falsità. Questa cosa è gravissima, cioè insegna a non pensare a quello che si scrive, ma sarà vera questa cazzata. Però poi è una cazzata. Poi Thomas, però il tasso di fertilità rimane basso e quindi non è che ci credono molto, no? No, appunto, no, lo so, ma siccome lo vedi guarda che ci credono, perché sennò dovrebbero smettere di votare, cioè come quello di ieri che mi dice ma cosa abbiamo fatto di male per meritarci sti qua? Li avete votati, cazzo. Questo avete fatto di male. Perché sai, quando ti rendi conto, per quanto uno possa dire abbia il meno peggio, quando ti rendi conto che sono a questo livello, quello che per caso sta uscendo oggi su ben due questioni, di falsità, di ignoranza, di populismo, come cazzo fai a votare? Ti vergogni? Ti senti la mano sporca? Capisci? Comunque, questo comunque c'è in manovra. Questa è nella manovra, sì. Adesso vedremo come adesso bisogna anche vedere. A partire dall'anno prossimo, caduta verticale della vendita dei preservativi in Italia. Con i 150 euro. Le pillole, o che ne so, o aumento dell'attività sessuale, se non lo so. Non lo so, io metterei Gianluca a bucare tutti i goldoni là con un... magari funziona meglio, no? Non so se lo faccio per 150 euro, però mi devo dare un po' di più. Mettiamo là il controllo qualità, no, sai che c'è il controllo qualità, esatto, con lo spillo, girava con lo spillo. No, io invece guardavo, allora io nelle ultime tre settimane da quando hanno presentato il DPB e poi in teoria la manovra che non è presentata, dovevo scrivere delle robe ma mi sono rifiutato perché... Non solo, cari signori, non c'è la manovra, ma stanno pure cambiando quasi i saldi, per cui adesso Costa magari un po' l'ha guardato. Non so, hai avuto tempo tu, Costa, di guardare questa fregnaccia qua? No, francamente no, anche perché la settimana scorsa mi sono rifiutato perché ancora non c'era niente. Per esempio, ti faccio un esempio, no? Che è quello abbastanza... Siccome l'Unione Europea aveva chiesto spesa nominale bloccata, come avevo chiesto anche io, molto più modestamente. Ah, ma hai visto che poi ci avevamo azzeccato, infatti, che era l'una... La letterina gli hanno detto a Gualtieri, al Consiglio dei Ministri era bang. Abbiamo chiesto... È la verità che siete dei venduti alla Commissione. Sì, 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 è chiaro. Beh, pagati da Soros prima e poi l'integrazione al minimo la dà la Commissione. E con me, con la storia che io mi ero detto, non mi è arrivato ancora l'assegno. No, niente. Vabbè, adesso glielo dico che sono in ritardo. Però, noi siamo pagati da Soros e poi l'integrazione al minimo, i super minimi, ce li paga l'Unione Europea. Ottimo, va bene. Praticamente gli hanno detto la spesa nominale, ora adesso la spesa nominale che nella DPB saliva di 1,9 16 miliardi più o meno, adesso voglio vedere come la quadrano sta roba qua, perché infatti sono ritornati fuori gli articoli su quota 100, il reddito di cittadinanza, no? Di bloccare qua, là, sud. Cioè siamo nel totale... Cioè io parlo con i miei, no, che devono fare la pianificazione fiscale, no? Fa ridere, perché tu non riesci più a pianificare neanche quante tasse devi accantonare. Cioè è una cosa, è veramente tiri i dadi. Cioè guardate, è drammatica per un'impresa questa cosa. Sono due documenti del MEF, cioè la NADEF e il DPB. Allora, nessuno dei due ha attualmente una possibilità che sia una di diventare legge di bilancio. Infatti io non ho scritto, meno male che non ho scritto, perché almeno la scrivo quando è finita sta giocata. È quello che ti stavo dicendo, settimana scorsa mi sono completamente rifiutato, volevo dire che cosa veniva fuori. No? Ma io lì anche ho visto che Emilio, poveraccio Rossi, no? Sta facendo tutto un lavoro di ricostruzione. Ma francamente lo ammiro molto, io ho anche avuto da fare altro, però... Cioè, è veramente una rincorsa folle. Questi qui sono matti. Ogni due per tre cambiano le robe. Ogni tanto... Oggi appare, no?
boom, appare fuori, confermati gli incentivi 4.0, perché erano stati sconfermati prima? No, non so. Queste sono le veline quotidiane che qualche politico passa, no? Poi confermati gli incentivi quelli per quando rifai le finestre, sai, quelle cose là dell'efficienza energetica, no? Ma perché erano andati via? Questo è un altro, questo è, torniamo sempre alle stesse cose, i titolazioni dei giornali, i giornali devono scrivere qualcosa, come durante il calciomercato, no? L'Inter compra Messi. Io non so niente, che se loro non le seguo spiego, mi diverte la realtà. Allora, c'è tutta una parte di incentivazione che è una delle cose che devo dire era anche abbastanza ben studiata, che è quella sull'efficienza energetica delle, per esempio, delle case, no? Quando tu cambi le finestre o le caldaie, è un incentivo del 40%, se non sbaglio, che è spalmabile su 10 anni, no? Ed è tesa a trasformare, perché questa è una cosa molto, si parla tanto di global warming, inquinamenti, eccetera, no? Cioè, la differenza tra una casa che è, diciamo, gestita da un punto di vista termico bene, cioè una famosa classe A, e una casa non classe A, la metto in soldi, se volete poi la metto in sì, sì, no, questo l'ho visto nei prezzi, gli italiani c'è un premium sul mercato. Sì, che no, ve la dico proprio che si capisce bene, perché è una cosa che abbiamo fatto, perché abbiamo finanziato una società che costruisce appartamenti nuovi. E la differenza è esattamente questa. Una casa di 100 metri quadri in classe A ha spese di spese, diciamo, condominiali, chiamiamole così, capiscono tutti, incluso raffreddamento e riscaldamento, ok? Anche il raffreddamento estivo. Una classe A ha spese di questo tipo che sono circa tra i 10 e i 20 euro al metro quadro, cioè facciamo 15, no? Quindi 100 metri quadri ti costano 1500 euro l'anno. Una casa non di classe A, di quelle del 1930, come quella dove vivo io, 20, così, a spese che sono, invece che essere 15 euro, sono 45 euro. Ora, la differenza tra 1500 euro e 4500 euro, che è 3000 euro all'anno, è il costo equivalente di un mutuo trentennale che ti fa comprare un'altra camera. Cioè, tu con quello che risparmi sulle spese... Però scusa, com'è che capitalizzata quella roba anche in un arco di 30 anni, anche a tasso zero, mi dà le differenze che vedo in giro? Le differenze che vedo in giro sono ben più sostanziali. Tieni conto, Michele, 3000 dipende dai metri quadri, estremi, perché suppongo che ci siano... No, certo, dipende dai metri quadri delle case, dipende da quello. Però da quanti metri quadri stai guardando l'appartamento, perché io ho fatto su 100 metri quadri che sono 3000 euro all'anno, che su 30 anni... Ma hai anche preso i due estremi, classe B, non sarà una differenza? No, ma guarda, più o meno poi tutte le altre case italiane che non siano classe A, stiamo là, eh. Se non è 4.500, è 3.900, ma... capito? E perché mancano le coibentazioni dei tetti, sotto i pavimenti, cioè mancano un sacco di cose. Le finestre sono un dramma in quasi tutte le case, no? Per cui quegli incentivi lì, secondo me, erano ben studiati, non si può dire in questo caso che fossero anticipi o che, erano fatti discretamente. Ed è una delle cose che sembrava volessero abolire, che secondo me è una follia, no? Vera. Anche perché con quell'incentivo lo puoi avere solo se i pagamenti sono fatti tramite bonifico bancario e lì sparisce il nero, cioè nel senso, se lo vuoi l'incentivo devi far vedere i pagamenti, no? Quindi anzi te lo chiede la banca direttamente di solito quando fa il bonifico, quindi era una di quelle cose che funzionava bene e si discuteva se abolirli, che secondo me è follia totale, perché secondo me ha un impatto anche positivo sulle casse dello Stato in termini di... cioè che l'IVA è maggiore dell'incentivo, francamente, probabilmente. Ed è tutta così sta manovra, no? Cioè ogni tanto come un delfino fuori dall'acqua... C'era Costa che stava prima, Costa aveva detto che... Scusami, Costa. Volevo capire cosa... Scusa? No, ho capito. Prima che si mettesse a parlare, John, sì. Hai detto... È la solita questione dei titoli, in riferimento a questa delle... Sì, no, parlavo dei giornali che devono riempire tutti i giorni le prime pagine, per cui una cosa come questa sugli incentivi alle abitazioni, alle coibentazioni, al cambio degli infissi, eccetera, non è che è una cosa che c'era, è stata tolta e poi è stata rimessa.
c'era, rimane, non è stata rimessa perché già c'è, però devono riempire tutti i giorni i giornali con delle notizie, e quindi alla ricerca di notizie se ne inventano, questo dicevo. Questa è la sostanza, cioè sulla manovra, su cui poi è chiaro, facevo il paragone come il calciomercato. Su questa questione del risparmio energetico. Cioè si inventano i giornali devono vendere, quindi devono sparare il titolo, per cui su una cosa che è data come acquisita e salvo veramente eventi clamorosi dell'ultimo momento, ci sarà sempre, devono inventarsi che questo governo ha rimesso un incentivo che invece non è mai stato svolto, questo dicevo. Poi sì, sono d'accordo con Gianluca sul fatto che questa è una misura corretta, cioè si va in quella direzione, tra l'altro c'è tutto un impianto normativo sul risparmio energetico, più ancora che sulla produzione di energia da fonti rinnovabili, che probabilmente cuba anche più di quanto si può ottenere da, che so, il solare piuttosto che l'eolico. Quindi la direzione è quella giusta, almeno una volta. E resta il fatto che chi si racconta la rava e la fava perché non si sa cos'altro raccontare. Ma sì, ma poi tra l'altro avrebbe avuto benefici anche su altre aree, tipo metti che su un NPL bancario c'hai un immobile che fa schifo, te lo puoi ristrutturare con l'incentivo, lo rivendi, magari recuperi anche un po' di più. Cioè la riqualificazione del patrimonio immobiliare, che è la grande parte della cosiddetta ricchezza delle famiglie italiane, è una cosa che... Infatti, che tra l'altro, ecco, ricordiamo, in un mercato che è semimorto a livello immobiliare, almeno era un... Niente, questi no, devono andare a rompere i coglioni, scusate il francesismo, proprio sulle robe che magari non è il caso, no? Cioè, è così, è tutto così, e si fa molta fatica a seguire tutte queste cose qua perché ogni giorno cambiano tutto. E assicuro io, da pianificatore, cioè da responsabile di un'azienda anche piccola, cioè che per un'azienda piccola è già difficile, figuriamoci per una grande, cioè deve essere una lotta quotidiana, perché mi immagino i fiscalisti o i direttori finanziari di aziende grandi che fatica facciano a pianificare tutte le robe. Poi per esempio anche gli autonomi, no? Dovevano pagare il 100% a novembre, adesso dovevano pagare il 90% dell'acconto, no? Adesso siamo al 90% o al 100%, boh, lo sai tu. Cioè tra 20 giorni, no? Quindi boh, cioè è una roba folle, secondo me è folle tutto quanto, un paese completamente dove sono saltati i neuroni a tutti quanti, cioè è una roba che fa spavento, non so nemmeno come fa stare a galla ancora così, perché veramente è un'impresa eroica, cioè. Comunque mi lancio in una previsione, l'anno prossimo abbiamo una pressione fiscale che aumenta almeno dello 0,5. Secondo me di più costa. Secondo me di più. Non sì, so sì, che ovvio, infatti no, nella lettera che Gualtieri ha dovuto spedire in risposta alle obiezioni della Commissione, sì, diceva che aumenteranno le tasse, cos'è? 0,7% del PIL, quanto è che hai detto? Eh sì, scusami, se la manovra è 30, 14 deficit, il resto cos'è? Sarà tasse. Sì, l'hanno spalmate, come la dicevamo l'altra volta, in queste bagabelle, adesso vedremo quali saranno. Perché ha detto che 2 milioni, spendi in review, 14 sono tasse, cioè non è che si scappa. Appunto. Il mix è sempre quello. Tasse, riduzione delle detrazioni, cioè c'è un po' di tutto. Poi dipende che cerca di raccogliere il nominale, perché anche lì ci sono i soliti deflatori fantasia. I deflatori delle manovre italiane hanno il 10 di Maradona dietro, cioè sono dei fantasisti. Il deflatore 2020... Se Messi o Maradona, sì, esatto. Il deflatore 2020 è un deflatore che incorpora un aumento IVA, che però sappiamo che non c'è. Esatto. Perché se lo guardi... Esatto. Cioè non è che... Allora, ma tu hai detto Maradona, mi sembra troppo, dai. Claudio Borghi, l'ex fantasista del Milan. Esatto, no? L'Arabona, è il re dell'Arabona. Cioè mi sembra troppo. Ah, mi piace sta qua. Buon che vi devo far cambiare argomento, di cosa devo parlare, non mi ricordo più. Non c'era un'altra cosa, no? No, ero io che volevo parlare di... Io se volete faccio un punto un po' sui mercati finanziari. Ma intanto lui vuole fare il punto sui mercati. No, se volete... Anche se non vogliamo ce lo fa lo stesso, giusto? No.
No, no, se volete, perché ci sono delle cose abbastanza interessanti che sono successe negli ultimi 4 settimane, anche violentemente. Cosa è successo? Sono violentato? No, no, è successa una violenta rotazione intrasettoriale negli indici di mercato e tutte quelle cose che avevano... Violenta rotazione intrasettoriale, ragazzi, questo qua è così difficile che sembra un VPN. Adesso la rispiego, dai, la rispiego. Tutte le cose che avevano funzionato, diciamo, negli ultimi mesi, 7 mesi, 8 mesi, cioè erano saliti certi tipi di titoli, tipo le aziende di pubblica utilità, dette anche utilities a Bergamo, e altre cose di questo tipo qua, cioè i titoli con un certo tipo di crescita maggiore alle crescite dei PIL mondiali che hanno raggiunto tutte valutazioni pazzesche. Invece non erano per niente saliti titoli tipo le banche o i ciclici puri tipo le auto, eccetera, eccetera. Nelle ultime 4 settimane gli indici hanno fatto nuovi massimi, ma non c'è stato un break up dei massimi precedenti, ma non esagerato, cioè siamo sempre intorno ai massimi dell'anno, diciamo, raggiunti già a marzo, eccetera. Però dentro questa roba di ritorno verso i massimi c'è stata una rotazione da quei titoli che funzionavano prima ai titoli che non funzionavano prima, la gente, e semplicemente io vedo questa cosa qui come tutti coloro che avevano delle posizioni di un certo tipo, cioè erano investiti in utilities e settori growth chiamati, e hanno semplicemente chiuse le posizioni, hanno cominciato a smontarle per portare a casa dei soldi e capitalizzare i guadagni, e quindi si è visto una roba tipo track, così, su giù giù su, cioè quelli che andavano su si sono fermati, quelli che scendevano sempre si sono iniziati a salire, il che ha fatto dei danni notevoli in giro sulle performance dei fondi, perché quando iniziano queste rotazioni che non si vedono a livello di indici, ma dentro sono piuttosto violente, se tu sei lungo o corto della cosa sbagliata, lo vedi. E tacchi a perdere 0,5% al giorno e non sai mai quando finisce. Tutto questo succede mentre la macro mondo fa vedere un rallentamento che non giustificherebbe che tu ti vai a comprare le Fiat o... Questo è interessante. La tua opinione quale sarebbe? La mia opinione è che il positioning, cioè dove erano posizionati gli investitori, era talmente estremo che le differenze di valutazione tra i titoli ciclici e i titoli growth o utilities, o quelli sensibili all'andamento dei tassi, era andata talmente estrema che una sola mera chiusura delle posizioni, no, ha chiuso quel gap valutativo un pochettino. Tenete presente che la Fiat vale 5 volte gli utili, perché il mercato non è molto convinto che quegli utili si ripeteranno, no? Mentre ci sono delle robe tipo le aziende di pubblica utilità o Campari, per dire, che sta a 30 volte gli utili. Okay? Un movimento anche non troppo evidente, però un po' evidente sì, negli ultimi 4 settimane ha fatto fare, gli indici non lo vedi, ma il 20% quei titoli neglected fino a 7 mesi prima, fino a un mese prima, e ha fermato quelli là. Ora, il tema che noi abbiamo è, bene, tutto questo qua si è accoppiato a una leggerissima correzione della curva americana che non è più invertita a sto punto, no? È di nuovo uno shape positivo. Ecco, la roba che uno ha davanti adesso è, ok, sta roba continua o no? E la mia risposta è, boh, non lo so. Nel senso che non ne ho idea. Devo dire però che da quello che vediamo noi, dalle visite che facciamo noi, quando tu vai a parlare con un'azienda che fa... Io sono andato a parlare con le aziende per eccellenza cicliche, che sono quelle che fanno il cartoncino da impacco, il carton famoso, no? Che serve a impacchettare i pacchi della Amazon piuttosto. E quelli là ti dicono, Gianlu, sai che non lo so, i numeri mese per mese li vediamo, non sono così brutti, però visibilità è tipo 3 ore, cioè non hanno idea di cosa gli arrivi il giorno dopo. Quindi c'è un momento di totale incertezza in cui ci sono stati dei movimenti anche violenti interni agli indici, ma se uno avesse dovuto prevederli era praticamente impossibile. Per cui stiamo tutti un po' appesi noi, che non sappiamo cosa fare,
e il mercato pure lui non sa cosa fare, tant'è vero che i volumi di borsa di tutte le borse del mondo sono bassissimi, ho mai visto una roba così, cioè abbiamo i volumi che normalmente... Ma bottom line, ascolta che la stai facendo lunga, dobbiamo continuare a stare a metà strada o possiamo tornare in borsa? Allora io personalmente è il tuo consiglio, no, personalmente io non sono investito, e dopo c'è la gente che dice ho ascoltato Codagnone su Liberi Oltre, ho buttato via il patrimonio, guarda. No, che non succede. Personalmente io in questo momento... Hai sentito la storia di Elsa, quella storia dei diamanti? Quella delle banche che hanno venduto i diamanti? No, quella di GDU, di alcuni di quelli che la seguono, che tra l'altro a cui uno che prima se la prendeva sempre con lei, che poi a un certo punto ha cominciato a chiederle consigli di investimento. Sì, sì. Uh-huh. Lei per paura ha detto, guardi, io non do consigli, però le posso dire che io non investo, i miei risparmi non li ho mai messi in diamanti. E sto qua dopo l'ha ringraziata, dice, no, grazie a Dio, l'ho seguita, perché stavo per investire in diamanti e avrei perso le mutande. Ah, vabbè, lì... Io scherzavo, Gianluca. No, ma lì Michele, allora, io personalmente in questo momento ho una posizione di cash molto elevata perché non so cosa fare. Quando non so cosa fare... tiri via i soldi dal tavolo, nel senso non ho idea, non ho un'opinione ogni momento. Anch'io da un tot, per quello... Non ho un'opinione, non sono così... A me, secondo me, le valutazioni di tutto... Allora, una volta Michele mi ha chiesto se c'era qualche area in bolla, adesso te le dico, sicuramente in bolla real estate, questo più o meno in tutto il mondo. Non so gli Stati Uniti perché non li conosco, e poi gli Stati Uniti... Parlare del real estate statunitense è veramente difficile perché sono come... 50 mercati diversi, cioè esatto. Sì. Da me non è in bolla, mentre è in bolla dove è un casino per me parlare prezzi, di zone buone, conosco un po', però è veramente è un paese talmente grande, talmente differente, certo, varianza tra i vari stati degli andamenti delle economie, che tutti i nostri sovranisti si suiciderebbero. Ma anche l'Unione Europea overall, se tu ci pensi così. Un po', sì. È un po' più omogenea, Thomas, però, qua. Che là ci sono delle robe proprio che non... Sì, adesso, lascia perdere il Portogallo o delle zone depresse della Spagna. No, ci sono delle zone che iniziano a lamentarsi di prezzi che sono allucinanti. Ci sono alcune La Calabria e il centro di Parigi mi sembrano due cose un po' diverse. Io ti posso dire, onestamente, di diventare... No, hai ragione, Michele. Però, diciamo così... È un po' più normale la distribuzione del real estate europeo, normale nel senso gaussiana, mentre quella americana è veramente un casino, cioè non la saprei plottare perché veramente hai delle aree che vanno per i fatti loro. Io guardavo il commercial, per esempio il real estate, che per dire a New York non va bene per niente, perché c'è il problema di Amazon, eccetera, eccetera, mentre in altri posti degli Stati Uniti è in bolla sparata. Eppure è sempre commercio, per cui cioè California, per dire, è tutto diverso, e Amazon c'è pure lì, per cui non lo so, l'America per me è un casino. Allora ti dicevo, secondo me in bolla real estate, sono in bolla chiaramente alcuni segmenti dei corporate bonds, perché hai dei rendimenti anche dei junk che fanno ridere, implicano delle probabilità di default che ciao Peppa, cioè così basse che ci fa ridere, no? C'è un junk che rende il 3, ragazzi. Cioè... non lo so come la vuoi chiamare. Non è la Griezmann put, che cosa sarà? No, che fa ridere. Per cui quelli sono in bolla. Dopodiché c'è tutto il discorso dei private equity, e che è l'altra cosa di cui volevo dirvi, che è successa in questi ultimi mesi, che è la seguente. Tutti i tentativi che i private equity hanno fatto di liquidare degli asset con i mercati ai massimi, quasi tutti, sono stati cancellati perché il mercato ha rifiutato di sottoscrivere o di comprare queste aziende, citando difficili condizioni di mercato, che fa un po' ridere perché gli indici sono tutti ai massimi. Quindi non è che è difficile il mercato, è che i prezzi erano sbagliati di quella roba lì, no? Prezzati in modo sbagliato. Il tema che tra un po' scopriremo, secondo me, di valutazioni dei deal tra i private equity che non hanno nessuna connessione con i deal sul public market, cioè sul mercato del quotato. Mm-hmm. Cioè, le valutazioni che si scambiano i private equity sono completamente inflazionate rispetto a quelle che hai sul mercato azionario, no? Molto più alte.
Infatti, quando provano a vendere le varie robe, da WeWork, che ha fatto ridere, vabbè, a Endeavor, che è un'agenzia di Hollywood piuttosto famosa, di celebrity, piuttosto che anche qua, come l'avete visto, in Ferretti, RCF e altre quotazioni che sono state cancellate, il mercato quei multipli che si scambiano tra i private equity non li paga. E questo è un problema, secondo me, perché la gente ha investito i soldi nei private equity perché non voleva vedere la volatilità sì. I loro portafogli. Siccome private equity non marca mercato, ma si marca ogni anno secondo valutazioni interne, tu la volatilità non la vedi. Peccato che la vedi quando vai a liquidarli. Infatti. Lo diciamo spesso questa roba qua. È quella... Il capital gain è quando realizzi. Allora, fino a che se la girano tra di loro, c'è una specie di herd mentality, groupthink, comportamento collusivo, per cui nessuno di loro ha molti incentivi a ammazzare la valutazione degli asset che ha un altro pagandogli una roba che è il valore che è metà del prezzo di quello che gli viene richiesto, perché è poi una roba che si tiene tutta insieme, no? Cioè, se io continuo a pagare 10 volte le bidda una roba, tutti valutano tutte le cose 10 volte le bidda. Il problema è che quando vieni sul mercato a venderle trovi un muro. E questo, secondo me, avrà dei problemi abbastanza, potrebbe avere dei problemi abbastanza rilevanti, almeno su alcuni players, perché quando poi devi, a un certo punto il fondo di private equity scade, finisce e devi venderle le cose. E devi ridare i soldi. E lì ci sarà, secondo me, ci faremo alcune risate. Allora. Con questa, come dire, predizione. Costa, cos'hai, tesoro? Niente, fratello. Costa è triste, sta guardando cosa scrive Maratini. Oh, no, io invece ho appena guardato, perché questa roba di Maratini continua. Adesso è molto diverso. Non ve la racconto. Ma sta andando avanti, io non ho seguito. Poi. Sì, no, non ve la racconto, perché sennò diventa noioso. Ma veramente è un mondo pieno di idioti. È una cosa, cioè, non ce la faccio, è una roba davvero. Un giorno facciamo una chiacchierata con la diretta su Twitter. Voi l'avete seguita questa con i sinistri anonimi tre quarti su Ayei e Brazov? Guardo, ho visto il tuo tweet, poi dopo mi sono fermato. Lasci stare, vabbè. Il futuro del paese, ragazzi, davvero, oggi c'è un periodo, meglio scappare, non vale più la pena. Dopo la Fed, dopo domani si riunisce, taglierà i tassi, faranno tutti festa, lei via. Ci saremmo scordati anche di Maratin. Ma non è questione di Maratin o di Maraton o di questi qua. Anche proprio... a me Luigi mi sta simpatico, anche se juventino, dai. Sì, lo so, a te sta simpatico. Ma a me non è simpatico, né antipatico, è proprio che... Ma io gli ho scritto, appena scritto quel titolo, non so se l'hai visto. Modello, ma non è lui, è questa diffusione dell'imbecille. No, ma appena lui ha fatto quel tweet sulla proposta di legge, io gli ho scritto sotto: Luigi, scusami, ma è proprio una cazzata, no? Gli ho scritto proprio così, no? Posso dirvi una cosa che mi è successa oggi? Io l'ho detta a Gianluca, mettiamolo così in maniera impersonale. Oggi c'era una persona che era a lavoro qui a Parigi, quindi praticamente mi ha contattato, perché ci segue regolarmente, no? Mi ha contattato, prendiamoci un caffè, quindi vabbè, dopo un sacco di sperticate lodi di quello che facciamo, mi ha chiesto un po' cosa facciamo, come lo facciamo, come siamo organizzati, no? Mi ha fatto questa, mi ha detto questo gossip, mi fa: ma sai che io ho incontrato Calenda nel Parlamento Europeo tipo un paio di settimane fa, e sapete che cosa vi dico? Che io non ne posso più, ha sparato un sacco di cagate. ha detto questa roba qua. Ha detto che praticamente è andato in Parlamento Europeo a parlare di problemi italocentrici che non c'entravano nulla, assolutamente nulla. Assolutamente nulla, erano tutti un pochettino basiti da questo livello di discussione. Sì. Che purtroppo assistiamo a queste. Cioè, quindi, come vedete, poi. Però lui ha gestito l'edicola, io quella lì me la sono presa. Già. No, però scusate. Visto che oggi la puntata è più o meno incentrata su Maratini, leggo adesso
un tweet di 36 minuti fa. Clima positivo al vertice di maggioranza. Sapete che c'è stato un vertice di maggioranza sempre per trovare la quadra di questa maledettissima legge di bilancio che sembra non vedere la luce. E dice Marattin, dopo IVA, gasolio, telefonia aziendale, anche l'aumento della cedolare secca sui canoni concordati è stato evitato. Ora mi chiedo, bene, perché erano tutte misure abbastanza raffazzonate e in alcuni aspetti addirittura ridicole, ma con che cazzo la fanno la manovra? Vabbè, io volevo chiudere perché basta, mi sono stancato, mi deprimo, con un bel share che anche per, è proprio l'ordine di partito, ed è Renzi, questa sarà adesso diventata Renzi. Secondo me questo registucolo, comunistucolo, che se ne è uscito con la cretinata, deve essere scritto Italia Viva e la Finanza, perché a Perigiola, perfino la Teresa Bellanova, l'ho appena beccata, sulla pagina di un solito anonimo, tra l'altro, e da ragione a Marattin facendo battute proprio sulla sua imbecillità, ho trovato anche la Bellanova che spiega. Volete vederlo? Volete soffrire? Sì. Vai, vai, vediamo. Eccolo. Dai. Cioè, davvero, avevo acquisito un po' di rispetto. Capite? Oh, mamma mia. Cioè, no. Oh, mamma mia. Un cretinetto che siccome non riesce nemmeno a leggere le tre prime righe degli articoli che linkano, pensa che io sia stupido. C'è tutto un mondiglio di questa... Quella roba lì sui, sui falsi profili, l'ha ritwittato un falso profilo? Sì. Beh, dai, non è male sta cosa. Sì, sì, cioè, sono dei livelli, è per quello che vi dico, cioè, come fai? Quando arrivi a quel livello lì, allarghi le braccia, dici basta, santi Dio. Cioè, cosa devo fare con i idioti? Non lo so. Vabbè. Grazie. Quindi vabbè, la, nuova, la che... prossima volta che parlate con me, prima favorite i documenti. D'ora in poi si comincia così. Va a tutti gli abbonati a Liberi Oltre, e questo non vogliamo, carta d'identità, codice fiscale e IBAN. e per i più ricchi anche un 730 non sarebbe male. Ragazzi, vi voglio tanto bene, ma mi dicono che devo andarmi a mangiare una fritturella mista. Ciao ragazzi, ciao, buona serata, a presto. Ciao.